Quando decido di prezzare i miei servizi, innanzitutto non devo copiare nessuno, perché io non so, per esempio, se quello che si sta facendo pagare 800 euro ci sta realmente guadagnando, oppure se è una persona magari che di lavoro normalmente di giorno lavora nell'ufficio tecnico, quindi ha uno stipendio di 2000 euro al mese e quindi fa magari le CILA 800 euro perché per lui è un'integrazione al suo stipendio. Ma voi non potete competere con gente così, quindi non potete andare sui prezzi bassi, ok? O quantomeno non vi dovete proprio interessare di persone che fanno dei prezzi che sono fuori dai vostri standard. Allo stesso tempo dovete fregarvene di quello che fa, tra virgolette, il prezzo alto, perché magari il prezzo alto dell'architetto Rossi per voi potrebbe non essere sostenibile.